Si scia ancora nell'Aquilano per Pasqua, anche se le previsioni meteo non sono incoraggianti, ma le presenze quest'anno sulle montagne d'Abruzzo sono state ottime e si può definire una stagione da incorniciare. Sul Gran Sasso c'è ancora neve naturale, si spera di tirare almeno sino al 1º maggio. La funivia a breve sarà interessata da un'importante opera di riqualificazione con 900.000 euro che arrivano dal fondo complementare del PNRR e l'impianto dovrà stare chiuso per un mese, ma l'intervento è necessario e ci si vuole preparare al meglio per l'estate. La pandemia del resto ha portato grandi numeri sulla montagna aquilana perché la gente ha scelto sempre più natura e montagna. La stagione però è andata bene, si è lavorato, come conferma il direttore della scuola scia Sergi Gran Sasso, Luigi Faccia. Con le festività pasquali andiamo ad affrontare l'ultimo ponte festivo della stagione. Le condizioni di innevamento sono ottimali, le temperature leggermente alte che però sono previste in diminuzione, così da rendere il fondo e il piano sciabile molto più uniforme e per una sciata in sicurezza e in pieno divertimento. La stagione appena passata, così possiamo dire, diciamo che è stata molto buona. Erano anni che non si vedevano un afflusso di questo tipo. Certamente ha coinciso molto la nevicata iniziale, non copiosa, e con la successiva siccità c'è stato un periodo lunghissimo di bel tempo e soprattutto i fine settimana sono stati sempre salvati dalle condizioni meteo buone. Quindi una stagione da incorniciare e speriamo che si ripeta anche nelle prossime. Si scia ancora Ovindoli Monte Magnola con l'apertura oggi, domani e lunedì di Pasqua con diversi impianti aperti e anche il rifugio in quota sperando nel bel tempo. Campo Felice invece, come spiega il direttore della stazione Gennaro Di Stefano, ha chiuso i battenti lo scorso 4 aprile. Il tempo non è stato dei migliori e l'affluenza era calata. Ci si rivede sulle piste per la prossima stagione, ma il bilancio è senz'altro positivo, conferma il direttore. La stazione, fatta eccezione per qualche giornata di vento, è stata sempre aperta con un'affluenza consistente e con le attività che hanno lavorato bene, a parte al ristoro del periodo nero causa Covid.